evento ormai istituzionalizzato alla casa circondariale con la donazione di libri e materiale didattico per chi vive qui. Sì, libri, materiale didattico, impegno, questo è un appuntamento che sarà foriero, ci auguriamo anche di altre cose. L'importante è non isolarsi, l'importante è essere accolti, accogliere, essere accolti e non isolarsi, questo, ecco, partecipare. Come vengono valutate le letture da somministrare ai soggetti che vivono questa restrizione della libertà? Letture che devono incentivare a quello che è l'aspetto culturale, che noi riteniamo che la cultura sia veramente la cosa più importante ai fini della repressione dei fenomeni di devianza. Questo rapporto con il Lions ed altre associazioni ci consentono di aumentare la percezione di sicurezza e quindi ci aiutano nel nostro lavoro. Come vivono i detenuti l'esperienza di un contatto col libro che certamente o forse probabilmente nella vita non hanno mai vissuto frequentemente come esperienza? Il libro intanto è un modo bellissimo per coltivare la fantasia e quindi consentire loro di avere questo contatto anche con l'esterno e con le storie che possono comunque incentivare anche la loro storia a modificarsi in base ai protagonisti dei libri. E poi è quello strumento bellissimo che loro veramente imparano a utilizzare, che gli consente di non oziare dentro le celle, di utilizzare quel tempo della pena veramente al loro uso per progredire, per migliorarsi. Sono tutti strumenti che in qualche modo aiutano i detenuti a guardare oltre, a poter con la propria mente, guardando oltre le mura, consentire di poter poi concretizzare propri sogni, proprie aspettative, proprie aspirazioni attraverso una manifestazione d'arte che può essere la pittura o anche semplicemente accompagnati alla lettura di un bel libro. Pensate di istituzionalizzare questo evento? Beh, diciamo che stiamo riflettendo molto su questa cosa, ovviamente non dipende da noi, solo da noi, noi possiamo semplicemente proporla, ma se le istituzioni dovessero accompagnarci in questo nostro progetto saremmo ben lieti di poter fare la nostra parte.